Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con la serie dedicata ai carri armati, ovvero dedicata a World of Tank. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video troverete i link per seguire i miei canali social e i link per acquistare questo ed altri giochi scontati multipiattaforma fino al 70%. Ovviamente questo è gratuito, naturalmente altri giochi multipiattaforma e naturalmente troverete il link per acquistare dal sito internet i piani bio. Esatto, quindi mi raccomando, visitate il sito di i piani bio, scusate, approfitto anche per salutare naturalmente l'amico I Piani Gaming e naturalmente Giglio con tutta la sua mitica azienda agricola. Andiamo avanti, va? Nel frattempo, off camera ho modificato un po' l'assetto, infatti ho acquistato un po' di carri extra. Alcuni li ho sostituiti con dei nuovi. Ok, dove si va? Siamo ben
E che ci vuoi fare? E tu sei tu. Mettiamo la paperella. Allora, vi faccio vedere che ho l'ultima volta che abbiamo giocato avevamo tutta una serie di carri tedeschi e alcuni russi, li ho sostituiti praticamente tutti. Allora, continuiamo con questo qua, vediamo a che punto stiamo. Allora, qua 3,70, non ci vuole tempo. Allora, vediamo un po', equipaggiamento, cosa abbiamo? Beh, giustamente non me l'aveva selezionato, quindi. Mettiamo questo. Così andiamo a beccare i nemici. Ora siamo noi quelli che fanno sgamare subito subito i nemici nel raggio di 20 metri. Ci abbiamo. Oio.
Ma guarda questa dove sta. Sì. Sta un guaiato. Sa che è lo stesso carro, occhio, eccola, il Panzer 3. E vabbè. Chi è rimasto? Decimati. Ciao. Vediamo un po' se qualcuno. Oh, gigawatt. Tutto questo. Diciamo così. Mettiamo a tutti un bel pollicione. El maresciallo. El maresciallo. El maresciallo. Questi sicuramente sbucano dall'altra parte. Peccato che non è particolarmente rapido nei movimenti. Roggero. Oh, giusto, giusto. Oh, saluto.
Approfitto anche per salutare Morino, la Zappa Storta e tutti gli amici del canale. E saluto anche Mister Aleasso Aiaiea. Se l'è messo da solo, mi sa. Oppure me lo sono messo, vabbè. Il pollicione in su. Non dimenticate di lasciare un bel like a questa serie e seguire il canale. Allora, potenziamento, ecco qua. Oh, finalmente. Ok, andiamo un po' qua. Questo va. Allora ci vuole questo. E questo. Visto che ci troviamo. Prendiamo pure questo. Marassiallo. Oh. Andiamo a fare i Rambo, eh? Novara, caricat. Novara, caricat. Novara. Ecco, come fanno questi?
vabbè, succede anche questo. Allora, vediamo un po'. Proviamo un po' il T34, vai. Allora, quelli mo ci attaccano. Vabbè, a fare il rambo della situazione. Era parecchio tempo che non indossavo il basco.
Abbiamo anche le cuffie del capocarro qua. Vai, mare si allodab. Inizia lo spettacolo, ma devo sentire in cuffia i suoni. Spero che ci sia qualcuno a coprirmi. Ahia. Fatta stessa pensata mia hanno fatto. Watson, ne so due qua. Dai, carica, 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 carica. No, ha fatto. Dai, dai, colpisci, colpisci. Shoot, shoot. Vabbè. Hanno fatto stessa, hanno avuto la mia stessa idea. Ciao Gaspari, buon pomeriggio a te, buon inizio di settimana e grazie di essere passato. Tutto bene, carissimo? Dove vai di bello? Qua oggi stiamo vestendo le vesti e quindi ci siamo immedesimati un pochettino nel ruolo. Questo è il mio vecchio basco, che c'ha giusto giusto 20
24 anni, ce l'ho da 24 anni sto basco. Grazie comunque, caro Gaspari, di essere passato qui nel nostro canal house. Lasciamoci una bella sbattutozza di mani al nostro mitico house, Gaspar House. Ah, ok. Beh, fare l'accompagnatore. Vabbè, dai, non preoccuparti. Passa pure questo. Ci vuole un po' di pazienza. Necessita un pochino di pazienza. Tienitela stretta stretta finché ci sta la nonna, mi raccomando. Allora, qua mi dice. Ah, devo riscattare questo qui. Andiamo con prossima. È partito con un po' di ritardo. Io l'ho sentito. Strano. Poi verifico un pochettino. Se mi dici quale? Quello di Ale Asso l'ho sentito. Vai che fra poco va a fuoco. Boom, mo fa la botta fa. Per un'andiccia. Andiccia, andiccia. Dai, dai. Su, su. Boom. Io l'ho sentita, vabbè, poi verifico con calma. Oh, chi è che mi ha individuato? Allora, ne sono rimasti. C'è un altro là. Questo è un carro pesante. Cazzo, ce ne sta un altro là. Dai, metti un po' di turbo. La faccia la misera un anno, 23 giorni. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Ah, ma per come corre il tempo. Avevo un anno in meno. Ero più giovane di un anno. Aspetta, fammi catturare prima la postazione qua, sperando che non mi becca nessuno.
Mi sono girato pure con la ho scapuzziato, come si dice in gergo. Aspetta un po', che questa è un poco critica sta fase. Dai, dai, carica, 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 carica caffeina. No, ma guarda là, va. Dove sta? Può riscattare i punti canale. Vediamo un attimo. Mi hanno fatto penare un pochettino. Abbastanza complicatuccio. Puoi riscattare Alicia Cargarossi. Eventualmente. Mi anticipo poi. Effettivamente ci volevo. Eamus. Omnibus, bus, fern bus. Signor sì, comandi, signor sì. Allora, questi mo ci attaccano dalla sinistra. Ok, quindi io. Faccio contromarcia a sinistra, marsh, e scendiamo a posizionare. Intanto gli dico, aiutate. Andiamo a recuperare la posizione A. C'è il carro Skoda. Andiamoci a arrivare. Come è fatta? Ah, non perforata. Beh, giustamente. Cavolo. L'ho lisciato, come dice Mister Moreno. Che saluto, my friend Moreno. Mannaggia. No. Meno male che sei spinto. Ma vabbè. Ma fregato il pirata. Il pirata della strada. Guarda, sta là, sta là. Ista, vai, zanda, vai. Zanda, zanda. Sì, bravo zanda, bravo. Attenzione zanda, attaccare Kilo Victor 2, KK. Ricevuto. Vai, vai. Vai che ci...
Quello è complicato. Guarda lo stanno, eh. Alle spalle ce ne abbiamo. Ah, finalmente. Grande. Grande lanciere Irsat. Willa, Moreno carissimo, buon pomeriggio. Oggi vestiamo le vesti del maresciallo. Maresciallo. Ah, ecco, un underscore. Re, dicevi che mi pareva strano. Io avevo provato a fare uno shootout, ma con due underscore. Si vede che mi ricordava di qualche altra cosa. Tappost, Morino, comunque ho visto il video su YouTube. House, House, Moreno House, House. Per gli amici di YouTube e di Twitch, naturalmente, vi invito a passare nel canale di Mister Moreno. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e tunes, come dice lui. Anzi, dice tuts, mannaggia. E vabbè, comunque abbiamo perso i 1000 punti, li hanno raggiunti loro. Vedi che mo in questi giorni ti dovrebbero fischiare? Non c'è l'audio del gioco. Allora aspetta un momento, vediamo un attimo. Vediamo. Giustamente avevi ragione, caro Gaspari. Allora, quale ha fatto suonare Gaspari? Allora, ha fatto gli applausi. Allora, mettiamo prima yeah. Avevi ragione Gaspari. Meno male che me l'ha fatta ricordare. Allora, dove sta? Vai. Comunque non vi siete persi nulla di che, era solo boom bam bam. Avete sentito soltanto il commento tecnico senza l'audio ambientale dello stadio. Comunque, caro Moreno, buon pomeriggio e buon inizio settimana. Allora, Moreno, vediamo un poco. Andiamo a recuperare un attimo il suo canale da YouTube. Allora, vi metto il link del canale di Moreno. Mi raccomando, se siete iscritti a YouTube, vi invito ad iscrivervi nel suo canale, perché oltre ad essere un bravissimo streamer, è anche una bravissima persona. Quindi, chi merita, Moreno lo sa, ha super disposition da parte mia. Allora, Moreno ha portato SnowRunner. Dopo tanto torno nel fango, alla fascia. Quindi mo hai fatto pure una bella sgraffisciata di mi dissocio. Andiamo bello, vai, qua mi ci fanno fuori. Ebbene sì, già so, qua ci stanno un sacco di. C'è lo Sciaffi, il Kilo Victor 1, 2. Allora, io gli dico. Sperando che non ci sta nessuno ad aspettarmi dall'altra parte.
E soprattutto non sbucano all'improvviso, questi sbucano come se niente fosse. Ok, Moreno, vai. Buona carica merendoria. E ussa viva. La rosta, guarda chi la rosta. Oh, cavolo, stiamo inguaiati. Vabbè. Stavano alla imboscata. Oh, qualcuno c'è riuscito, meno male. Ah, questo c'ha lo sciaffi, ok. Gli dà un po' di sciaffi. Vai, vai. Ma questo sta da solo, mi sa, eh. No, ce ne stanno ancora uno, due, tre, quattro, cinque, fra poco forse. Questo si fa. Oh, sarà fatto. Grande sciaffi. Voilà. Voilà, amici ascoltatori, allegria. Oioioi. Su, facciamo un grande applauso di incoraggiamento, dai! Vai, fratello, vai! Hai parlato proprio bello! No! Vai, che tu c'hai il Kilo Victor 2. E il Kilo Victor 2 fa... E tuzzo e tuzzo. Ah, ci sta pure un baradam. Gigi, voglio. Boom. Gigi, ragazzi. Ne è rimasto uno solo. Ma se catturano una posizione, postazione, stanno a posto. Vabbè. 4 vittoria, salutiamo Vittoria. E mi hanno fatto Victor. Mettiamo un bel pollicione in su a tutti quanti, vai, iniziando dall'ultimo, che sarei io. Allora, cosa abbiamo qui? Riduce, no, per il momento non mi conviene. No, perché devo andare avanti. Mimetiche costano troppo. Ah, sta questa è costo poco però, 16.000. Beh, queste economiche. Questa più scura. Questa va. Molto economica. Invernale c'è qualcosa a 16? Sì. Allora, quella abbiamo presa qua, quell'ultima. Quindi no, questa è Michigamman a 3 km di distanza. 16 ho questa. Proviamo questa. E basta, perché altrimenti spendiamo un sacco di soldini.
sulle mimetizzazioni che forse nemmeno ci aiutano. Anche perché noi dobbiamo sbloccare un altro carro, quindi ci tocca almeno raggiungere i punti esperienza più i piccioli. Oggi è calduccia la giornata, ma siamo entrati nel clima un po' più estivo. Allora, io vado subito in C. I ragazzi della terza C. I ragazzi della terza C. A e B. Sperando che questo non mai appena, perché io li pizzico a 20 metri di distanza, quindi. Ma quelli da lì arrivano, eh. Waiuu, waiuu, eccolo là, il carraus. Quello sta aspettando a me che mi affaccio. L'ho visto da qualche parte, oppla! Ma mi ha già individuato. Allo sta questo. Ah, è diventato invisibile, giustamente. Giustamente, ma se io non ho copertura alle spalle, come faccio a muovermi? Guarda dove stava! Guarda dove stava! Oh, chi è? Beccato, vai, vai! Ah, uno! E dai! Ora ho capito dove sta quel samente. Sta nel tuo samente. Sta da qualche... Ah, eccolo. Oh! Allora, io direi di cambiare posizione. Ok, questo è compromesso. Avanti, avanti, avanti. No! Scia miseria, l'ho sfiorato. Lo sapevo. Guarda dove sta il pirata. Ma che caspita, Nash. Da là per quando? Ma questo non ho capito dove sta sta mitragliatrice. E vabbè. Ah, com'è antipatico quel carro. Il Leopard, mamma mia. È una peste, è una zicca. Vabbè. Boom, va. Forse ce la fa. No, non ce la fa. Sono arrivati i frat cucina, i cugini, Nech. Facciamo un bel applauso. Se l'è meritata. Il carro è abbastanza potente, il problema è che, eh sì, vediamo un attimo quanto manca,
Allora, questo quasi 915.000. Vabbè, allora investiamo, va. Mettiamo. Allora, ferire l'equipaggio, danni dai proiettili, probabilità di danneggiare il motore. Ok, vai. E speriamo bene, speriamo, come diceva Mr. Morenos e tuzzo e tuzzo. Allora, vediamo un attimo se riesco a fare. Allora, vediamo se funziona. Ah, mi sono scordato. Vediamo se funziona. No, vabbè, mi devo studiare meglio il comando perché sicuramente c'è qualcosa che non va. Sperando che non ci sta qualche nemico qua attorno. Ok, mentre loro catturano. VK36, questo è fetente quel carro. Allora, non posso scollettare perché altrimenti mi beccano sicuramente. Schifo troppo assai questo leopardo, scusate, quando ci vuole ci vuole. Sembrano tanti mercoledì in mezzo alla settimana sti leopardi, va miseria. Aia. Oh, sì. Vai, pensaci. 1060, quando ci riesci là? C'è rimasto qualcuno vivo? Sì. Io stai, non vorrei dirtelo, ma stai fra l'incudine, il martello e il fuoco. Dai, su. Comunque per gli amici appassionati di World of Tanks vi ricordo che guardando questa live guadagnerete ogni volta tutta una serie di piccoli regalini, dei drops, guadagnerete monete e tutto quanto. Quindi, se non avete ancora scaricato il gioco, scaricatelo e guardate questa live. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi basterà semplicemente guardare questo canale mentre porto World of Tanks e guadagnerete diverse cose molto interessanti. Allora, mi sa che questa è rimasta da solo. Sì, ho la vaga impressione che è rimasta da solo. Sì. C'è il simbolo di Napster.
questo. Chi è un po' più grandicello si ricorda, sa di cosa sto parlando. Vabbè, Napster che adesso è diventato come iTunes, questi provider dove si ascolta musica digitale. Vai, eh. Ahia. Cliff Dent. Quello fra le altre cose è un carro tedesco. Scia miseria. E mo queste fanno boom boom. La T8 è fatta, vabbè. Gli dobbiamo fare solo un grande applauso a questo. E infatti, boom! L'ha fatta a botto. Però è stato un vero veterano. Vero veterano. E tuz, e tuz. Tuz, morì, tuz, tuz. Sconfitto, ma io devo fare sempre i complimenti da buon comandante di squadra qua, anzi da comandante di plotone in questo caso, il sottufficiale comandante di plotone, ma può essere anche un tenente, attenzione, come può essere un sergente, sergente maggiore. Caricato Novara Albissardua. Albissardua. Allora, stavamo allora, questo carburante standard, maestria, kit di protezione. Allora, mi sa che qua devo mettere. Allora, questo sistema automatico antincendio. Ok, quindi arrivato a sto punto direi di rinunciare a questo, va? E mettiamo l'estintore. Eh sì. Brevi Pandaus, vai, grazie a chi ha riscattato i punti canale. E qua ci vuole un bel Alessia Gargarossio. Gargarozen. Vai. Tuppa tuppa Mariscia, tuppa tuppa Mariscia. O Marassia, letto zettù. Aspettiamo che rientra Moreno dalla pubblicità. Ecco strano, Moreno. Aspettiamo che rientra Moreno. Ok, Moreno, puoi metterti anche nella modalità moderatore, perché in teoria non dovrebbe partire la pubblicità. Anche se non dovrebbe nemmeno partire per te che sei moderatore. Fra le altre cose, l'ho disattivata, ma continua a partire. Allora, facciamo così, cambiamo carro. Di quale schermata si parla? Ah, ok, sì, la schermata del moderatore, vabbè. Ah, è vero, perché tu giustamente non l'hai mai messa in visualizzazione quella interfaccia. Io la metto sempre quando entro nel canale di qualcuno che modero. Mi aiuta a capire anche un po' l'andazzo delle cose che sono andate. Andazzo. Non va. Questo si capisce male. Mi dissocio. Occhi aperti, mi raccomando.
Esatto, solo che non si può dire perché non va bene. Oh, abbiamo anche il Kilo Victor 2, quindi teoricamente un colpo io, un colpo lui. Dovremmo apparare la situazione. Perfetto. Io mi metto in seconda linea perché intanto sono io che in effetti Marco. gli marco tutti i nemici. Allora, dove sta? Ok, quello è andato. Ah, c'è un altro Kilo Victor 2 là. Aiaiai. E sta proprio qua vicino a me sta. Oh cavolaccio, quello è un anticarro fetente. Attenzione. Veloce, 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 veloce. Qua ci mette un sacco di tempo, vai. Vai, carica, 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 carica. Caricate. Novara! Io ho soltanto frantumato le ottiche a quello. Solo frantumato le ottiche. Forza, you. Carica, carica. Carica. Caricate. C'è il carro che è lento qua. Caricate. Caricate. Boom, vai, 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 sì. Caricat. Gigi, oh, è sbucato. Ha fatto tuffo, ha fatto. Gigi, guaiù, mamma mia. No, quella veramente è quella che banna a tutti quanti, è Elisa, che saluto, eh. Lei è quella che banna a me, banna a te. E banna a tutti quelli là che stanno da queste parti qua. Scherzo ragazzi, saluto la mitica Eliza. Anzi, vediamo un po' se ne facciamo un po' di pubblicità. Vi invito a passare nel suo canale anche se lei non è una streamer. Iscrivetevi perché tante volte, magari vedendo che c'è qualcuno che inizia a seguire, le potrebbe venire, come dire, la voglia di provare, come la maggior parte di noi hanno fatto e abbiamo tutti fatto. La mitica Elisa, alla quale faccio il saluto, comandi. Il GG qua non si può scrivere GG, mettiamo i pollicioni in su. GG. Allora abbiamo prevede questo. Il Giappo. Anzi, il carro cinese. Oh, finalmente lo proviamo insieme. Me lo sono anche un pochettino risistemato. Qua il problema è che arrivano i nemici da quella parte e ci fanno la pelle. Io sono tremendamente lento. O frate tuo, e caio. E caio. O frate tuo. Moreno, comunque, visto che stai guardando questa live, ti consiglio di e ti invito a scaricare il gioco che si chiama World of Tanks. Scaricalo perché poi puoi riscuotere queste cose a gratis. Sono tutta una serie di. Dico succe belline. Vai, vai. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Dai, dai. Oh, what's, sono due Stewart.
Boom! Ha fatto a botto. Allora ne sono ancora 4. Ok, ha fatto la mossa azzardata quello però là sopra, non vorrei dirglielo. Veloce, 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 veloce. Attenzione, ragazzuoli. Vieni, vieni, affacci. Bello rozzi, affacci. Boom. Però questo mi fa... vabbè. Sì, sì, domani. Questo c'ha l'invisibilità qua. Boh, o ce lo troviamo alle spalle. Andiamo per di qua almeno. Colpo critico. Credevo fosse un colpo un po' più grosso. Ora ci mettiamo a fare il giochino. Io vado avanti, tu vai avanti. Ecco, questo mo per esempio mi attacca di qua. Ecco, questa con l'invisibilità è un vero problema, perché non ti rendi conto da dove passa questa. Questo mostro magari si sta muovendo alle nostre spalle, ma noi non ce lo sappiamo. Oh, mi è rimasto solo questo. Il problema è che sto un po' acciaccatiello. Andiamo, dove spara? Spara, frate, spara. Lei lo spara. Approfittiamo. Ho sentito un altro colpo di petalo. Gigi. Prendilo, Morin, è gratuito. Almeno, visto che stai guardando questa live qua, ti ho detto, ci sono tutta una serie di drop. Cose che tu sblocchi. Gettoni, che altro ci stava. Comunque, vedi. Almeno così, basta che te lo scarichi, così colleghi il tuo account di Steam, Twitch, quello te lo fa automaticamente, ti passa tutto là. Gigi. Gigigno. Infatti pure io ultimamente sto apprezzando anche le demo. Infatti qualche altro giochino in demo lo porterò su YouTube, che alla fine sono bellini. C'hai quella mezz'oretta abbondante di gioco che ti permette di poterti divertire. Proviamo il carro polacco. Polski, Polski, Polska, Polska, Polska. Allora, qua che c'ho? Andiamo un attimo. Ok, dovrei avere il sistema che fa sgamare i nemici a distanza. Solo che questi mo sbucano all'improvviso. E io già so. Perché non ne ho sbloccate nemmeno uno. Ecco, uno sta là. C'ho i radar. Aia. Aia. Andiamo ad attaccare questi.
Beh, lo sapevo. Lo sapevo. C'è sta sto caspiti. Tanto mi fanno la pella, ma già lo so. Ai ai ai. Ho voluto fare un bel rambo. Danno con la tua assistenza, e vabbè. Questa mappa è una delle più ostiche che si possono trovare. Piccola e complicata perché ci sono tanti punti dove si possono nascondere. Piotr, Piotr. Piotr. Oh. Ma c'è un Panzer 3, non vorrei dirlo, voglio. C'è sta un cruiser. Oh, mamma mia. C'è sta pure un cruiser là. Oh, grande Gigino. Zielinski. Zielinski. My friend Piotr. Ah. Vai giù. Vai giù. Grazie, riposo. Ma ce lo siamo meritati un po' a tutti. I GG. Pure quelli che hanno fatto il caput subito subito. Ah, il caput caput subito sono stato io, quindi. Allora, questo l'abbiamo fatto, ma facciamo un giro con questo qui. E poi ci congediamo, vaiù. Che sotto a questo basco c'è un'ombra. Etius, etius, una bella sbattutozza di mani al nostro moreno, etius, etius. Ci facciamo un altro paio di sessioni e poi anche io faccio un po' scarication. Ok, qua ci abbiamo il fatto dell'invisibilità, quindi mo mi devo posizionare in un punto tale che questi quando attaccano io li devo vedere. Queste sparano, ma non ho capito per quale motivo. Va bene, io non posso perché c'è un solo colpo. Eccoli là, vediamo se riusciamo a beccarne qualcuno da qua. Il tiro dalla distanza, dubito. Se qualcuno sale, che non fa male. Vai, vai, sbuco, sbuco, sbuco. Metti la capuzzella fuori, vai. Che ti sto aspettando io con... per un pelo l'ho sfiorato. Cacchio. Per un pelo.
Brutto fatto. Non si è mai mascamato, visto. Sono dolori di panza. Eccolo là, Piotr. 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 Vai, Piotr, vai. Scappi, eh? Nemico colpito. Boom. Vieni, vieni da pigliare, perdona. SOS. Sono rimasto solo. Non era il carro giusto. Hetzer, ja, ich gehe nach Rom zu fahren. Grazie, Morinen. Ci si mette sempre un bel gigi. Un bel gigi. Vai, dai, che ci facciamo quest'altro giretto, poi ci fermiamo. Allora, quell'altro c'è rimasto di mezzo. Allora, vediamo un attimo come siamo messi. Allora, questo abbiamo detto che 26.000, ma e qua ce ne vogliono 36.000, quindi non possiamo ancora fare niente. Queste sono i cacciacarri, questi qua. Ah, ho sbloccato qualcosa? Sono i cacciacarri, sì. Allora, facciamo così. Andiamo con il T34 e poi, che una volta era il T29 sui cellulari. Poi, naturalmente, ci congediamo. Ci congediamo, visto che siamo in ambito militare. 52 cacciacarri, 60, e chi più ne ha più ne mette, carri pesanti. Comunque sto vedendo di sbloccare i carri cinesi, che ho notato che sono belli robusti, belli robusti, busti, busti, robusti, tutti. Questo ci mette tempo, vediamo l'altro, vediamo se questo ci impiega meno tempo. Con questo qua finiamo subito subito, se non abbiamo un entourage che ci fa la copertura, allineamento e copertura. Az forte pauroso, mamma mia, io mi metto a tiro al Kilo Victor 2. Dovrei avere sempre installata la cosa che fa sgamare, sgamation da lontano. Fammi fare una prova. 1, 2, 3, no, ok. Ah,
Allora, là sono 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne manca uno. Se sta nel raggio di 20 metri lo becco. Ehi, stacca, sta. Ah, il Churchill 3, mamma mia, aiuto. Che rottura di scatole. Questo è un carro molto, ma molto difficile da battere. Chiamo già aiuto. Puff, 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 boom. Mannaggia, com'è lento. Dai, dai. Guaglio. Vai. Oh, ma nessuno viene. Dai, carica. Vai, fammelo a me una soddisfazione. Mannaggia. Dai. Vabbè. 4 contro 2. Era l'ultimo. Allora è tutto chiaro. Tutto chiaro. Sono un po' raffreddato qua. Ok, dai, che tutto sommato è andata abbastanza bene. Per gli amici, naturalmente, vi ricordo che ogni sabato uscirà un nuovo episodio di Trader Life Simulator 2, salvo complicazioni, ovviamente. Quindi vi invito ad iscrivervi ai miei canali social se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, amici di YouTube, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video, anche per gli amici di Twitch, trovate i link per seguire i miei canali social. Poi trovate un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati, in questo caso non questo. Giochi scontati, multipiattaforma fino al 70%. Oltre, naturalmente, troverete il link di I Piani Bio. Mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it. Ringrazio naturalmente per la compagnia, ringrazio Gaspari, ringrazio Moreno, ringrazio tutti coloro che si sono collegati nel canale. Ringrazio come sempre i bot di Twitch che mi vengono a fare compagnia. Ringrazio Moreno, l'ho ringraziato naturalmente. Come sempre faccio, ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche, i sostenitori. E quindi grazie mille a tutti. Thank you so much. E aspettate un momento. Caricat. Novara, state burro, you. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100%. Noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio,
mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.